Buonasera, mister. Ho sentito quello che ha detto in televisione a proposito dell'atteggiamento, però c'è un dato che mi fa riflettere: sono le 30 sconfitte in campionato nella storia della Roma alla prima di gennaio. Nessun'altra squadra di Serie A ha perso così tante volte la prima dell'anno. È possibile che si ripeta sempre questo problema, che la Roma non riesce dopo le vacanze a tornare adeguatamente concentrata? O lei ha altre spiegazioni? Grazie. È la prima volta che io sento questa questione. Non ho pensato in questo. E lo passato non lo so. Io so che succede in questo momento. In questo momento non abbiamo vinto, ma penso che non è una questione di vacanza di Natale, non penso che è questo. De Angelis. Buonasera mister. Buonasera. Volevo sapere se lei questa sera è più deluso dalla prestazione della squadra, che in attacco è stata poco incisiva, oppure da un arbitraggio che magari in qualche situazione ha lasciato a desiderare. Sono deluso perché abbiamo perso, ma devo dire che non è stata una questione di atteggiamento. I giocatori hanno lavorato, hanno fatto molte cose bene. Abbiamo sbagliato in due momenti per me. Nel momento di finalizzazione abbiamo avuto 31 tiri nella porta e abbiamo sbagliato nel momento di contrapiede di Torino. Ma non è stata una questione di atteggiamento oggi. La squadra l'ha vista innervosita dall'arbitrato, dal contingente? Io non voglio parlare di quello. Donzelli. Salve mister, buon anno. Grazie. Deluso dal fatto che un gol che è arrivato al 47esimo del primo tempo ha cambiato la partita, cioè deluso dall'atteggiamento dei suoi che hanno lasciato tirare Belotti facilmente all'interno dei 16 metri, cercava magari, voleva più attenzione, più concentrazione, più presenza per chiudere lo spazio al centravanti del Torino? Sì, è stata una situazione in cui Sorensi viene in centro per una giocata di profondità e dopo, quando hanno vinto la palla, hanno giocato per lo corridoio destro e dobbiamo avvicinare più veloce, ma Belotti ha fatto un grandissimo gol. Quel gol crede che ha influenzato tutta la partita? È diverso quando abbiamo preso un gol in questo momento, ma devo dire che abbiamo lavorato molto nel secondo tempo per cambiare il risultato, ma è diverso quando il risultato è 0-0, quando è 0-1, come è stato. Monaco. Buonasera, io volevo sapere intanto una spiegazione tattica quando ha messo Mkhitaryan, ha tolto Veretout, immagino anche per l'ammunizione che forse poteva condizionare un po' Veretout, ma ha cambiato qualcosa, cioè ha tolto dal motore della Roma uno che ha quegli strappi, quella corsa di Veretout, e forse questo potrebbe aver penalizzato, volevo capire il motivo della sua decisione. E poi che cosa cambia nelle prospettive adesso della stagione della Roma questa sconfitta? Non cambia niente. Penso che, come ho parlato sempre, dobbiamo pensare alla partita e oggi penso che era importante vincere, ma non cambia niente. Di Mkhitaryan, Mkhitaryan è un giocatore più offensivo che Veretout. Ho pensato che con l'entrata di Mkhitaryan possiamo
avere un giocatore con meglio decisione nell'ultimo terzo della partita, con meglio assistenza, con meglio pass. È questo che ho pensato. Lauria. Volevo dire che vi dicevo, questa sera abbiamo visto una buona Roma e la difficoltà forse è stato proprio il momento di concretizzare. Contro la Fiorentina riuscite a segnare ben 4 gol, quindi le capacità ci sono. Cosa è successo invece questa sera? Cosa è mancato a questa Roma? Devo dire che abbiamo affrontato una buona squadra. Torino è una squadra molto pericolosa in contrappiede, ma devo dire anche che penso che possiamo avere più 90 minuti di che la palla non entrava. Abbiamo attaccato molto, è vero che abbiamo sbagliato decisione in ultimo terzo, ma penso che oggi è un giorno che la palla non voleva entrare. Grazie.